Pronta per la partenza per il Brasile, ormai è alle porte. Prontissima, tant'è che andremo appunto ad assaggiare, diciamo, il terreno brasiliano proprio a fine mese. Partiamo per uno stage di allenamenti e di tornei. Programma che avete? Rio, Maceió, dicevi? Sì, il primo torneo sarà Maceió, dopodiché ci sarà il Grand Slam di Rio e dopo ancora la tappa di Vittoria. Qualificazione, come hai detto prima, quasi in tasca, manca giusto poco, questi però sono mesi fondamentali per preparare l'appuntamento lì. Sì, certo, è quasi in tasca la scaramanzia, però sì, no, ci sentiamo pronte, ora ci aspettano ancora diversi tornei prima delle Olimpiadi, però penso che arriveremo preparate con la giusta grinta. Nella seconda parte della stagione, la stagione scorsa, avete fatto il salto di qualità, quello che avete cercato con tutte le vostre forze, siete arrivati finalmente ai risultati che sognavate. Sì, anche perché è stata una stagione un po' particolare, partita molto bene, poi abbiamo avuto un piccolo calo e poi alla fine siamo uscite alla grande e infatti sono molto orgogliosa di noi, tutto il nostro staff, e quindi dai, speriamo che vada sempre meglio. L'anno della maturità per Marta questo, dopo Londra, dopo comunque tanti successi che hai ottenuto. Sì, chiamiamolo l'anno della maturità e del sorriso, sempre. Sei diventata una donna immagine, che effetto ti fa se ripensi a quando eri ragazzina, adesso cercata agli sponsor, l'ultimo Unendo, comunque anche prestigiosi, non hai più posti liberi né sulla pelle né sulla canotta né sul cappello, ormai sei tutto occupata, che effetto ti fa? Ma è ovviamente un piacere, un onore, ovviamente di strada comunque ne ho già fatta tanta e ho dovuto crescere anche abbastanza in fretta, quindi credo che sì, sia una bellissima cosa, però porto con me sempre l'umiltà che ho sempre avuto, quindi dai, sono contenta. Per Unendo farai una cosa un po' particolare, ambasciatrice di energia, ti spaventa un po' questa cosa di dover fare un po' la giornalista in giro per il mondo per raccontare com'è la situazione? No, non mi spaventa, anzi è una iniziativa, un progetto che mi stimola molto e quindi sì, imparerò strada facendo e spero appunto, come ho detto prima, di essere all'altezza di portare nel mondo i valori di questa grande azienda.